98% di adesione secondo l'osservatorio dell'RSU per lo sciopero di 24 ore dell'ATAF, l'azienda di trasporto pubblico fiorentina, che oggi ha indetto appunto uno sciopero di 24 ore. Sentiamo le motivazioni nel servizio. È stato il giorno del grande sciopero degli autobus oggi a Firenze, 24 ore, con le braccia incrociate, fasce di garanzia a parte per gli autisti dell'ATAF per protestare contro la privatizzazione dell'azienda di trasporto fiorentina. La loro adesione è stata pressoché totale, con gli autobus che per gran parte della giornata sono stati fermi nelle varie stazioni di deposito della città dove si sono svolte le assemblee organizzate da RSU e sindacati. Continua dunque la mobilitazione per ribadire un no fermo ad una vendita che prevede la divisione di ATAF in due, con mezzi e personale separati dagli immobili che resterebbero in mano pubblica, mentre i bus e i dipendenti passerebbero appunto per il 100% ai privati. È ovvio che il privato, che equivale a dire profitto, non terrà più conto, a nostro avviso, delle fasce più deboli e comunque magari di quegli orari dove la domanda è un pochino più debole. Quindi mi immagino che alle 5, per esempio, la mattina quelle corse verrebbero soppresse perché è poco gratificante a livello di remunerazione. Insomma, per adesso è scontro aperto fra amministrazione comunale e azienda da una parte e sindacati dall'altra e non si vedono margini di accordo.